Bentornati in questo nuovo video, io sono Yak06 e oggi siamo tornati qui in un nuovo video di Che fine ha fatto primo episodio. Oggi siamo qui con appunto Oba Oba, Oba Femi Martins, per tutti Oba Oba. No. Oba Oba, appunto, come vedete dalle grafiche, ha 36 anni, quindi raga, la sua età. È nigeriano, gioca nello Shanghai Shenhua, piccola curiosità, non sapevo fino a oggi che giocava nello Shanghai Shenhua, e per carità, penso che secondo me uno che può farti anche la differenza, perché è alto anche 170 cm, ma non è bravo di testa, però comunque stiamo parlando di un giocatore che dal punto di vista di esperienza fa bene anche una piccola squadra come magari il Benevento, ad esempio. Lui attualmente gioca nello Shanghai Shenhua, come ho detto e come leggete anche nella grafica. È cresciuto nel giovanile dell'Ebedei, una squadra che gioca appunto in Nigeria, poi va nel Midtjylland, squadra credo danese, appunto a giocare, poi va nelle giovanili del 2000-2001, va nelle giovanili della Reggiana, poi successivamente dopo quell'anno vissuto nelle giovanili della Reggiana passa alle giovanili dell'Inter, dove poi viene ceduto un anno alla Reggiana, dove gioca in Serie B, poi credo sia, credo era in quegli anni in Serie B, e fa due presenze e zero gol. All'Inter poi passa dal 2001 fino al 2006, dove collezionano 88 presenze e fa 28 gol, pazzesco. Poi nel 2006 passa al Newcastle, dove le fa con United in Premier, dove va a 80, a 90 presenze con 30 gol. Insomma. Appunto, spero mi vediate all'inizio di tutto, perché io non sono. Poi passa dal 2009 al 2010 al Wolfsburg, dopo il Newcastle passa al Wolfsburg, poi dal 2010 al 2011, l'anno del triplete dell'Inter, va a Rubin Kazan, dove appunto incontra l'Inter nel suo cammino, se non mi sbaglio. E appunto poi va nel 2011 in prestito al Birmingham City. Poi torna a Rubin Kazan, dal 2012 al 2012 viene trasferito al Levante. Nel 2013 il Levante cede il giocatore in America, precisamente ai Seattle Sounders. Nel 2015 rimane svincolato dopo un'esperienza di circa 2 anni a Seattle Sounders. Spero si dica bene. Per un anno rimane svincolato, poi probabilmente appunto lui nel 2016 va allo Shanghai Shenhua fino al 2018. Dopo 2 anni si svincola e appunto va insomma. Rimane svincolato per 2 anni, fino a tipo l'altro giorno, probabilmente, che lo riprende lo Shanghai Shenhua, dove ha giocato appunto nel 2018, 2 anni dopo. Oba Oba è un soprannome che gli viene ai tempi dell'Inter, per cui. Nell'Inter vinse appunto 2 Coppe Italia, contribuendo alla conquista della prima totale di 6 reti. Bello. Una Supercoppa italiana e uno scudetto, nell'estate appunto l'Inter compra appunto Ibrahimovic e Crespo, e allora non trova spazio ed è ceduto al Newcastle, dove sostituisce tra l'altro Shearer, cioè pensate bene. Insomma,
pesante importanza. Insomma, regà, io comunque peso 60 kg, alto 170 cm e a 36 anni, tanto nemmeno so cosa succede comunque. Mentre registro devono fare sempre casino. Quindi, raga, io spero che questo video vi sia piaciuto, il primo video di una lunga serie che vi porterà per tutta l'estate fino all'uscita dei nuovi giochi che magari vi porterò. Fatemi sapere con chi volete il prossimo video.